Lo spirito è quello che vedo sempre nei giocatori, che non sono mai contenti se non vinco le partite. Io nelle ultime gare che abbiamo fatto in casa, in casa oppure anche fuori che abbiamo pareggiato, quando entravamo negli spogliatoi, al di là del fatto di essere magari sempre primi in classifica, di essere davanti, però vedevo che i giocatori non erano contenti. Per cui questo deve essere lo spirito giusto, di non essere contenti se non si riescono a fare i 3 punti. Siete riusciti a spiegarvi, parlando proprio tra di voi, cos'è che non sta funzionando in questo momento? Beh, ovviamente è anche lo stato di forma di qualche giocatore, senz'altro, per cui il momento è delicato per quello, però sotto l'aspetto fisico abbiamo fatto i test da campo e si sono rivelati uguali e identici a quelli che avevamo fatto precedentemente da settembre a novembre in poi, per cui i test fatti hanno confermato che a livello fisico la squadra sta bene e forse sicuramente a livello mentale che bisogna ricaricare le batterie. Dopo Porto Brugaro qualche collega è stato particolarmente severo con lei, sente di aver sbagliato qualcosa, si sente sotto esame. Ma di verità non so, non ho letto, non ho visto. Di sicuro quando non si vince è normale essere sotto l'occhio del ciclone, essere critici nei miei confronti, per cui ci sta tutto. Pensa di fare come ha fatto Porto Brugaro, quindi di cambiare ancora qualcosa nella formazione, soprattutto in attacco, credo che abbia diverse frecce al suo arco, però anche insomma, diversi rebus da risolvere per decidere chi far giocare. Giocheranno giocatori che staranno meglio fisicamente, quelli che servono per la squadra, quelli che giocano per la squadra. A proposito di star bene fisicamente, appunto abbiamo un Selva forse non ancora al top. Di sicuro starà meglio, dovrebbe star meglio rispetto alle altre 2 settimane, perché almeno questa settimana si è allenato, le altre 2 settimane non si era per niente allenato con il gruppo, voglio dire. Gli altri giocatori, anche loro, alcuni hanno avuto ancora qualche linea di febbre negli ultimi 2 giorni, per cui vedremo l'allenamento di oggi, soprattutto quello di domani. Farias dall'inizio le è piaciuto? Direi di sì, si è comportato bene, è facile che venga riproposto con magari la consapevolezza del ragazzo di sapere che può essere decisivo in qualsiasi momento. Come si affronta il Foggia anche alla luce, insomma, di quello che abbiamo visto nel girone d'andata? Si affronta come tutte le altre partite perché l'equilibrio e il livellamento in questo campionato, in questo girone, lo conferma la classifica, nel senso che ci sono tutte le squadre raggruppate in pochi punti e ogni partita è una battaglia, noi siamo pronti per andare a fare una battaglia perché di sicuro sarà così. Dovendo scegliere una trasferta di quelle del Verona, che spirito vorrebbe vedere per cercare di vincere a Foggia? Ma alcune le abbiamo fatto senz'altro bene. Adesso facendo mente locale abbiamo fatto bene all'inizio quando siamo andati a Lanciano, alcune partite le abbiamo potenze, le abbiamo fatte nel modo migliore, però a volte l'episodio ti può condizionare la gara, nel senso che l'episodio favorevole e sfavorevole ti può condizionare la gara in un senso o in un altro, perché mi ricordo ad esempio a Lanciano dove abbiamo dilagato e siamo stati fortunati già dal primo minuto, per cui gli episodi a volte condizionano le gare, anche se la prestazione poi è da analizzare, da considerare ovviamente nei 96 minuti. Quanto è importante vincere a Foggia, soprattutto pensando che con un pareggio difficilmente il Verona rimarrebbe primo alla fine di questo 2009? La prima considerazione da fare è quella di andare a fare una partita gagliarda, di fare una prestazione. Questo è il primo obiettivo, perché senza le prestazioni abbiamo già visto, abbiamo già dimostrato che non riusciamo a vincere le partite. Il primo obiettivo è la prestazione. Se c'è una prestazione con una squadra aggressiva, attenta, che riesce a sviluppare gioco, allora abbiamo la possibilità di vincere le partite, altrimenti diventa difficile. Esposito ultimamente è sempre marcato praticamente a uomo dagli avversari. Sta cercando di pensare a qualcosa di diverso per cercare di liberarlo dall'asfissiante marcatura degli avversari. Beh, ovviamente si può far salire lui a tempo giusto ed abbassare un altro centrocampista, però insomma è sempre Esposito che ha il lancio di 40 metri, è sempre lui che riesce a verticalizzare bene, insomma deve essere secondo me Esposito più preciso nelle palle che gioca. Sempre parlando di singoli, ci sembra di vedere alcuni attaccanti che soffrono particolarmente il gol che non arriva. Come si fa a farli rimanere tranquilli? Perché insomma è innegabile che un attaccante, se non segna il suo morale, non è alto. Dipende da noi, la tranquillità di dire che stanno facendo il loro dovere, perché il movimento che vedo negli allenamenti, vedo i giocatori che insomma sono presenti, hanno la voglia, hanno lo spirito giusto, per cui bisogna cercare magari maggiormente di riuscire a muoversi di più negli ultimi 20 metri.
metri. Si chiude il 2009 agonistico per il Verona, qual è il momento, la partita che ricorda con più piacere? Ma le partite che abbiamo vinto, ovviamente, forse quella migliore è stata sotto l'aspetto così della gara della cornice, senz'altro quella con la Ternana.